Siamo nell'ufficio del difensore civico del comune di Taurianova, avvocato Michele Ferraro, al quale chiediamo in sintesi qual è stato il lavoro, le richieste dei cittadini in questi primi sei mesi in cui l'avvocato Ferraro è stato in carica come difensore civico. Intanto ringrazio tutti i cittadini che si sono rivolti all'ufficio del difensore civico e li invito a rivolgersi a questo ufficio per risolvere un po' tutte le problematiche che possono avere con la pubblica amministrazione. Sul sito internet del comune trovate tutte le informazioni per poter accedere, diciamo, all'ufficio del difensore civico, per poter parlare col difensore civico o presentare istanze, denunce o fare anche segnalazioni. Quindi vi invito a visitare il sito del difensore civico proprio per avere tutte queste notizie. In sei mesi di attività tante sono state, diciamo, le segnalazioni e tante anche le persone che sono venute a trovare il difensore civico e hanno trovato anche una persona che li ha quantomeno ascoltato e ha cercato di risolvere i loro problemi. In sintesi 25 sono state le pratiche vere prese in considerazione, diciamo effettive prese in considerazione, di cui 15 su iniziative dei cittadini e 10 segnalazioni che venivano proprio dall'ufficio del difensore civico, ma tantissimi sono stati i contatti. Le problematiche sono le più varie, riguardano un po' le persone che hanno contatti con gli uffici, può essere un problema con la manutenzione, un problema con i tributi, che può essere la questione delle scuole cittadine, che può essere altre questioni che riguardano anche la comunicazione con i cittadini online e quindi anche il sito del comune. Fanno delle istanze, chiedono anche al difensore civico che si pronunci su alcune questioni, quale ad esempio su Gioseta molti chiedevano la legittimità di alcuni tributi, se era giusto o meno pagare per il garage, se era giusto o meno pagare la fognatura e il depuratore, e su questo il difensore civico ha fatto uno studio approfondito e ha cercato di dare delle indicazioni che poi verranno maggiormente approfondite dagli organi competenti. In questo devo dire che c'è stata una buona collaborazione anche sia da parte della Commissione straordinaria, che tiene in considerazione l'ufficio del difensore civico, che è un punto di riferimento per la cittadinanza, e anche di tutti gli uffici competenti, perché c'è stata una buona collaborazione con il mio ufficio e quindi cerchiamo di risolvere per quanto è possibile, nonostante le difficoltà, tutte le problematiche e le segnalazioni che vengono dalla cittadinanza. Grazie e buon lavoro. Grazie e a presto ancora.